Eccoci qui per una nuova video guida per gli sposi. Oggi parleremo della sessione fotografica in esterni e vi darò alcuni suggerimenti per come organizzarla al meglio. La sessione fotografica in esterni è sicuramente uno dei momenti più belli e più importanti del matrimonio, in quanto consente al fotografo di immortalare gli sposi in ambienti naturali, molto suggestivi, che esaltano la loro bellezza, il loro amore, la loro intimità. Solitamente viene organizzata dopo la cerimonia o dopo il rito civile, prima comunque dell'ingresso alla location dell'evento. Altre volte, specie se il matrimonio inizia di mattina, si può anche decidere di effettuarla durante il ricevimento, allontanandosi per circa una mezz'oretta dalla location stessa. Dal punto di vista organizzativo, la sessione fotografica in esterni è al tempo stesso anche un momento molto delicato. Perché delicato, mi starete chiedendo? Perché bisogna saper gestire i tempi e le esigenze degli sposi, senza farli stancare o stressare. E soprattutto senza far attendere troppo gli invitati che sono già alla location pronti a festeggiare. Far aspettare troppo gli invitati non è bello per diversi motivi. Può creare impazienza tra gli amici e i parenti, può soprattutto rovinare l'atmosfera e il clima di allegria che si intende creare in una giornata così speciale. Proprio per questo motivo bisognerebbe sempre pianificare per bene, insieme al fotografo, la scelta del luogo, la durata, il percorso da seguire durante la sessione fotografica. Io infatti, in fase di pianificazione con gli sposi, cerco sempre di organizzare lo shooting in modo da non far fare ritardo rispetto all'orario stabilito per iniziare il ricevimento. Anzi, ho sempre regalato ai miei sposi qualche minuto in più da dedicare a loro stessi, prima di condividere la loro gioia con gli invitati e far iniziare la festa. Tutto questo mi permette di catturare le emozioni, i sorrisi, i dettagli che rendono unico il loro amore e la loro giornata speciale.